stavolta creiamo un tubo metallico come scusa per applicare delle sfumature che potete scaricare dal mio sito. Sono sfumature, eccole qua, vedete, dal materiale Photoshop, facciamo tutta la strada, sfumature, e qui avete sfumature di metallo, potete scaricarle, una volta inserite poi in Photoshop ve le trovate tra le sfumature. Ma creiamo subito il nostro tutorial e andiamo a File, Nuovo, apriamo la nuova immagine, trasparente o lo stesso, non ha importanza, e creiamo una nostra con lo strumento selezione rettangolare, una selezione all'interno della nostra immagine. E qui applichiamo già la nostra sfumatura. Quindi andiamo a strumenti, strumenti sfumatura, e andiamo a prendere le nostre sfumature. Allora, qui ne abbiamo tante, possiamo ingrandirle. Andiamo, vedete, se voi andate qui col tasto sinistro del mouse, miniatura piccola, solo testo, miniatura grande. Facciamo miniatura grande così le vediamo per bene. Eccola qua. E scegliamo, diciamo, questa. Ci avviciniamo un po'. Ci posizioniamo, vedete qui, al di sopra della nostra selezione rettangolare. Premiamo il tasto Shift, quello del maiuscolo per intenderci, e andiamo verso il basso. Vedete, praticamente, spingendo il tasto Shift non ci fa spostare a destra e a sinistra, quindi viene una riga completa, perfetta. Abbiamo creato la nostra sfumatura sul nostro primo pezzo di tubo. Ora facciamo selezione e deselezioniamo. Poi andiamo su strumento selezione, però stavolta selezione ellittica. Ci avviciniamo un po'. E guardate, per aiutarci a fare una selezione ellittica precisa sull'intero tubo, dobbiamo andare, vedete qui, in Visualizza, poi Mostra, e dobbiamo spuntare qui Guide sensibili. Infatti, guardate, se noi ci avviciniamo, io andando sempre sulla selezione ellittica, mi posiziono sopra, premo, mi abbasso, vedete, viene fuori una righina viola, quindi vuol dire che siamo precisamente all'inizio del nostro tubo. Quindi adesso premiamo, facciamo la nostra selezione ellittica, andiamo giù. Quando incontriamo l'altra, quando diventa ancora una riga violetta, vuol dire che siamo arrivati proprio completamente in fondo. E adesso lasciamo il nostro mouse. A questo punto facciamo modifica, copia e incolla. Si è creato un nostro livello e lo spostiamo verso sinistra. Vedete, le nostre linee guida ci guidano, infatti così diciamo che è perfetto, vedete? Sia al centro, superiore che inferiore. E lasciamo andare. Ora andiamo un po' da quest'altra parte, poi prendiamo il nostro livello 2, che è il fondo del nostro tubo, lo duplichiamo, quindi andiamo in giù, vedete? E lo spostiamo da questa parte di qua. Anche qui ci aiutiamo con le nostre linee guida. Direi che così può andare benissimo. Perfetto, ora abbiamo il nostro tubo centrale, poi abbiamo il finale di sinistra e il finale di destra. Ora selezioniamo il nostro livello, quello diciamo di destra, finale di destra, e lo selezioniamo, quindi andiamo sulla nostra icona del livello, tasto CTRL, vedete, e lo selezioniamo. Poi andiamo in regolazioni, anzi ce lo spostiamo qua, regolazioni, luminosità, contrasto, e abbassiamo la luminosità di un po'. Ok, adesso fatto questo, lo riselezioniamo ancora.
quindi al nostro livello. Anzi, prima facciamo così, uniamo questi due livelli, vedete, li selezioniamo, prima uno, poi col tasto CTRL l'altro, poi facciamo unisci, poi lo selezioniamo, ci avviciniamo sempre, e andiamo su selezione, modifica, contrai, e contrai selezione, contrai di 2 pixel. Premiamo ok e stavolta applichiamo una, sempre qui da strumento sfumatura, una sfumatura, guardando bene che il colore di primo piano sia nero e quello di fondo bianco, andiamo a prendere questa, la prima, vedete che c'ha, che passa dal nero al bianco, e creiamo una sfumatura, ci avviciniamo dal bordo, ma verso un obliquo, verso il basso, diciamo così, lui può già andare bene, quindi lo scuro un po' dentro e il bianco un po' davanti, poi deselezioniamo, vedete, è venuto un piccolo bordo intorno al nostro tubo e la parte interna. Ora, una volta fatto questo, praticamente il nostro tubo adesso è creato, vedete, con la nostra sfumatura. Quindi adesso qui abbiamo il nostro finale di destra, quello di sinistra e il tubo centrale. A questo punto potrei unire il finale di sinistra con il tubo centrale, anzi lo facciamo subito, e selezioniamo tutti e due, unisci, livelli, in modo che se io voglio cambiare la sfumatura la posso cambiare a tutto il tubo, quindi possiamo andare, vedete qui, seleziono sempre col tasto CTRL, il tasto sinistro del mouse, poi andiamo in sfumatura, prendiamo un altro, prendiamo anche dorato per fare una prova, e sempre col tasto SHIFT, vedete, ecco qua, naturalmente qui adesso il bordo è grigio e bianco, e quindi abbiamo creato il nostro tubo. Ora possiamo anche fare questo, allora togliamo via intanto la parete dei livelli, li selezioniamo, se ci vogliamo un po' divertire uniamo prima i due file, i due livelli, scusate, facciamo un unico livello, adesso sì che possiamo applicare l'alterazione marionetta, e qui applichiamo, guardate, andiamo qui su, creiamo un punto, poi ne creiamo uno a metà, uno qui sopra, poi tra i due punti, uno qui nel metà del nostro tubo e un altro qua, poi proviamo a spostare quello sopra, vedete, lo spostiamo in questo modo, come spostiamo anche questo, qui però è venuta una curva, la mettiamo un po' a posto, ecco fatto, prendiamo via, ecco qua il nostro tubo spostato, fate delle prove, naturalmente vedete qui è venuto male, dovevo forse mettere un po' più in qua, fate le vostre prove e vedete di trovare la vostra combinazione giusta. Quindi abbiamo stavolta preso per esempio la creazione di un tubo metallico, e per vedere come funzionano le sfumature. Non mi resta che salutarvi e al prossimo tutorial. Arrivederci.